Allora, buongiorno a tutti, siamo qui alla Torre Carallara che vogliamo fare una prova di volo sia con l'FPV che con gli stabilizzati. Allora, per chi non conosce l'associazione, siamo un'associazione che ci dedichiamo esclusivamente ai droni. E siamo, diciamo, adesso siamo ancora in pochi, stiamo organizzando, diciamo, la tavola per mangiare un po' di novità e di esperienze con i droni. E faremo delle esercitazioni sia con i nuovi arrivati che prove con Ilario, con il suo FPV, con i suoi mezzi aerei, e Carmelo che fa parte dell'amministrazione, il signor Giovanni Cairo che è venuto a trovarci, Antonio Munizza che è sempre presente, e niente, che avete qualcosa da dire? No, Carmelo? Noi no, aspettiamo gli altri, speriamo che venga qualcuno. Ilario è impreparatissimo. Cominciamo preparando, chi è interessato viene, chi no, noi andiamo avanti. Noi andiamo avanti comunque. Assolutamente sì. La comodità di avere l'RC, in questo caso come il Mini 3 di Antonio Munizza, è che voi accendete il telecomando, accendete il drone e si vola. Non c'è bisogno di installare il cellulare o il tablet perché lo schermo è molto luminoso e si vede tutta l'operazione che fa il drone in diretta. È comodissimo, anche se, diciamo, ancora siamo su prezzi molto alti per quanto riguarda questa tipologia di droni, però ecco, è una meraviglia di sistema, perché ti consente di portarlo in una borsetta tipo quella lì e hai tutto a disposizione, quella bassa vicino al coso. E hai tutto a disposizione. Qualità è ottima. Questo come qualità, parliamo sempre di Hasselblad come telecamera, come questo è un auto elevo light di Antonio Zenzola, che l'abbiamo comprato lì da Antonio, una macchina altamente performante la utilizzano sia gli ingegneri, i geometri, perché ha tanti sistemi di pilotaggio. Si guida sempre con il cellulare, non ha questo sistema. Si può applicare anche il sistema della cosa perché c'hanno l'RC che va con l'Evolite. È un mezzo aereo che praticamente da 900 grammi che riesce a sostenere 20 importanti. È una macchina pesante, va utilizzata con l'attestata 1-3, l'assicurazione obbligatoria per tutti, e praticamente questa telecamera è una delle migliori che ci sono in commercio. Questa è la telecamera. Ovviamente per stare in sicurezza uno deve applicare la targa, deve fare l'assicurazione e poi si comincia a fare le operazioni una volta che si è a posto. Questo di colore di arancione evita che i gabbiani, gli uccelli lo attacchino, mentre il grigio lo prendono come un invasore nella loro attività, diciamo, di sorvolo. Questo qui lo scansano perché, essendo di un colore che loro lo temono. Praticamente poi è silenziosissimo. Adesso lo vedete in volo ed è un mezzo aereo di alta performance. Io sono pronto. Allora, intanto andiamo da Ilario. Come ho provato già i piccioni andavano. Ora li facciamo a pettine. Li facciamo a pettine, ti ricordi? Allora, il sistema sì. Sta registrando. Allora, il sistema, Ilario, prima di partire, aspetta, l'hai già acceso? Sì, sto registrando, dimmi. Ah, ok, perché volevo sentire qualcosa da te per quanto riguarda l'FPV. Facciamo il volo e lo posso fare dopo. Perfetto, ok, a dopo ragazzi, ciao. Sì. Che te ne pare come esperienza qua? Veramente c'è di tutto, c'è la torre che è, diciamo, una cosa storica, insomma,
quindi come monumento, diciamo così, e poi subito ci abbiamo la valle con la vista del paesaggio. Spettacolare. Monumento e paesaggio, quindi allora, qualche notizia tecnica sui su questa tipologia di drone. Sì, questi appunto sono droni FPV pre-costruiti, cioè costruiti, quindi assemblati. Praticamente vengono composti secondo, diciamo, anche le caratteristiche che uno vuole dare al drone. Se vuole un drone più tranquillo per lungo raggio, piuttosto che una ripresa cinematica, oppure una ripresa fare insomma del freestyle o del racing addirittura. Quindi in base alla scelta dei motori, dei componenti, uno decide che taglio vuole dare alle sue riprese, alla sua passione. Generalmente si assemblano più droni proprio per questo motivo. Abbiamo il drone, diciamo, da freestyle, come può essere questo, abbiamo il drone da riprese più smooth, più morbide e anche soprattutto per recare meno danno possibile al drone e a cose o persone, con questi pareli che sono i cine, proprio chiamati cine appunto che possono viaggiare, diciamo, cinematografico. E poi abbiamo dei droni magari anche un po' più corposi, più grandi, che sono da long range, come vedete dall'antenna lunga. Anche abbiamo un vano batteria molto più dedicato, perché questa batteria dura oltre i 20 minuti, che per questi tipi di droni è tanta roba. E visto anche le velocità di crociera che raggiungono, riusciamo a coprire distanze di chilometri enormi. Quindi questa, diciamo, è la spiegazione particolare. Per guidare questi droni non è semplice all'inizio, perché bisogna e occorre sempre fare prima del simulatore, quindi collegare il proprio radiocomando, che sono già predisposti, a un simulatore dove, diciamo, bisogna fare l'allenamento, perché c'è insomma da prendere confidenza con la sensibilità dei movimenti. Perfetto. E beh, questa è la location spettacolare di Canzaro, la torre che adesso riprendiamo e poi mandiamo i nostri video sul nostro canale YouTube. Vai! Questa è un'orbita con l'FPV. Poi metteremo le immagini di questo raduno che stiamo facendo qui alla Torre Cavallara. Ilario è nella sua postazione. Com'è là? Prendendo confidenza con la torre. Questa è la solarità. La bellezza dell'FPV è che sei praticamente seduto sul drone. lo vedi indietro, lo stai pilotando tu fisicamente. Quindi sei entrato sotto l'arco? Sì. Sei passato? Sì. Sto ripassando da quest'altro lato, però. Com'è la visuale da qua e là? Benissimo. Qua al Lido arrivi in un secondo da qua. Sono meno di 400 metri da qui al porto. In linea d'aria sì. Hai cambiato verso. Ho fatto una capolina. Cercare di rendere più dinamico. Di capire come muovi i comandi, ma proprio è quasi impercettibile. Sì, sì. Cioè sono sensibilissimi. Non sta presente. Allora facciamo una panoramica. Questi che siamo qui, siamo stati in volo, Ilario Zangari, Antonio, Maurizio, Carmelo Panella, Ilario Per Sampieri, Francesco Tassone e Giovanni Cairo. Allora, Riccardo a me, vabbè, a me mi conoscono tutti. E impressioni di voi, com'è stata la location, com'è stata
il volo, come vi siete trovati, Ilario? Ci sono gli spazi giusti, quindi insomma un luogo abbastanza sicuro, si può riprendere appunto la Torre Cavallara, che mi sa che non ci prende tutto, che è suggestiva, allo stesso tempo ci abbiamo dei bellissimi panorami, quindi una location consigliatissima. Perfetto. E poi, allora, Antonio, io mi sono divertito tantissimo, ho imparato molto e grazie anche per la compagnia a tutti voi. Perfetto. Io consiglierei la prossima volta di venire al tramonto. Sì. Se il tempo, il vento lo permette, perché vi posso assicurare che qua ci e sono dei colori fantastici, tipo Calanchi. Tipo Calanchi, non sì. Sto scherzando. No, è bello, è bello. Quando c'è il tramonto è spettacolare. E quindi è stata una bella situazione. Ilario Persamieri. Concordo pienamente con quello che hanno detto, perché in effetti non ci sono ostacoli, è suggestiva anche la torre, la compagnia è anche ottima, quindi è stata un'occasione anche per me, diciamo, di utilizzare il drone per migliorarci. Quindi... Sì, queste attività formative che noi facciamo, lo facciamo soprattutto per noi, per migliorarci nella tecnica, per migliorarci nella conduzione del drone e tante altre cose. Andiamo avanti. Francesco, come prima esperienza, nuovo iscritto, è bellissimo, neofita. È troppo bello. È troppo bello. Emozionante. Guardando a Ilario. Ilario è un modo. Ha fatto delle... Lo spericolato, ragazzi, della compagnia. Ilario è stato il top del top. Non penso oggi che riesco ad arrivare ai livelli. No, ce ne vuole. Guarda, col tempo ci vuole. Si arriva. Giovanni, la tua impressione, come anche, prima anche, esperienza? Anche per me è la prima esperienza, e resto, come dire, dell'avviso, della convinzione che vale la pena tantissimo continuare e imparare. E imparare, soprattutto imparare, perché questi mezzi non sono giocattoli, diciamolo sempre, perché non sono giocattoli, vanno saputi gestire, vanno saputi pilotare e bisogna fare ore di volo in continuazione per poter migliorare la propria tecnica e poter stare sempre, diciamo, aggiornati su quello che noi su quello che c'è nella conoscenza di questo settore. Allora, ragazzi, un saluto a tutti. Vorrei proporre la prossima volta, magari, visto che la tavola è bandita, salumi, formaggi e qualche bottiglia di vino e miglioriamo l'esperienza sensoriale. Ancora meglio. Ancora. Va bene, appunto, quindi questo presidente bravo. A Fabiana, io diciamo, bravo. Vero? Ci organizziamo così. Grazie a quello che abbiamo fatto. Buttiamo questi droni. È stata una serata spettacolare. Io sono più speculato di te. È giusto. Chi non osa. Buttiamo il gazebo. È enorme. C'ho l'ombrellone in macchina. Ragazzi, un saluto a tutti. Arrivederci.